questi anni, un po' presi dalla pandemia, un po' presi dalla crisi e poi dalla guerra che oggettivamente ci ha dato e ci dà tante tensioni, alcuni elementi del nostro mercato del lavoro, dell'andamento del mercato del lavoro sono forse sfuggiti. Ce n'è uno sul quale oggi invece dovremmo riflettere con attenzione, ed è quello dell'invecchiamento della popolazione lavorativa attiva. C'è un dato soprattutto che ci deve preoccupare. Negli ultimi 20 anni, in Italia, il numero dei lavoratori che ha un'età di circa 50 anni è cresciuto da poco più di 4 milioni e mezzo ad oltre 9 milioni. Al tempo stesso, il numero dei lavoratori che hanno un'età fino a 35 anni si è ridotto praticamente della stessa percentuale. Quindi che cosa significa questo? Che la popolazione attiva, quella che diciamo è impegnata in modo stabile, strutturato, con lavoro per così dire pieno nel nostro sistema, aumenta, ma aumenta soltanto in una fascia d'età avanzata. E questo ci deve oggettivamente preoccupare, perché, e non è certo una formula rituale, i giovani sono il futuro, e quando una società nella sua parte attiva comincia ad avere dei tassi di elevata anzianità lavorativa così significativi, certamente qualcosa non funziona. Quali sono poi gli effetti preoccupanti di questo evento? È che sostanzialmente noi abbiamo in prospettiva una difficoltà, perché significa che ci sono pochi giovani che domani potranno prendere il posto di quelli che perdono il lavoro, e questo comporterà anche, per esempio, un aumento delle difficoltà per garantire un sistema pensionistico ai nostri giovani, addirittura agli stesse persone che oggi lavorano. Al tempo stesso, e questo è altrettanto preoccupante, è chiaro che in questo modo si impoverisce anche complessivamente la nostra offerta. Quindi è il caso di non restare con le mani in mano rispetto a questo evento, ma immaginare degli strumenti per poter far fronte a tutto questo. Sicuramente la risposta non può essere quella dell'innalzamento dell'età pensionistica, perché questo non soltanto è controproducente, ma al tempo stesso finisce per essere esso stesso una ragione che può essere di ulteriore danno. Al tempo stesso bisogna anche poi scuotere una inevitabile, diciamo, forma di egoismo di alcune aziende. Avere personale qualificato, già competente, è chiaro che rappresenta poi qualcosa di cui le aziende spesso non vogliono separarsi. E dunque il primo investimento che va fatto invece è quello di fare in modo tale che i nostri giovani siano più qualificati, non più studiosi, non più competenti in astratto, ma in possesso di quelle specifiche conoscenze che sono richieste dal sistema delle imprese. E su questo il versante non può che essere duplice: da un lato modificare il sistema formativo e quello universitario, cercando di implementare la presenza di elementi di conoscenze e di sapere che siano direttamente indicati dal sistema produttivo, cioè i nostri corsi di formazione. I nostri percorsi scolastici, i nostri percorsi universitari devono essere innervati di esperienze indicate direttamente dalle imprese, perché ci siano quindi dei giovani che escono dal sistema della formazione e dell'istruzione già meglio qualificati rispetto a quello che chiede il nostro sistema produttivo. In secondo luogo, accanto a questo, è chiaro che c'è bisogno di un forte investimento in termini di formazione professionale, e quindi un intervento diretto dello Stato e delle regioni che sono titolari di buona parte dei fondi che sono destinati a questo scopo nel sistema nazionale ed europeo, e in questa direzione quindi costruire percorsi formativi che diano maggiori competenze specifiche ai nostri giovani. E poi c'è una linea di mezzo, che è quella che deve essere messa in campo. Ancora una volta l'opportunità deve passare anche per la guida istituzionale, ed è quello, cioè, di far sì che ci siano dei percorsi di accompagnamento. Quindi le persone che sono in azienda devono essere accompagnate, devono prendere in carico dei giovani che entrano nel sistema produttivo per poter trasferire quelle competenze che altrimenti potrebbero finire via. Quindi una sorta di ricambio generazionale, una sorta di passaggio generazionale che ovviamente ha bisogno di stimolo istituzionale. Come? Innanzitutto finanziando dei percorsi che rendano questo passaggio meno gravoso per le imprese attraverso un doppio binario: abbassare il costo previdenziali di quelli che rimangono in azienda e facilitare il costo, riducendo il costo occupazionale per quelli che, giovani che entrano nell'impresa. Il mix di questo tipo di azioni, la congiunzione di queste politiche attraverso tutti questi divari può dare una spinta e aiutare verso una ripresa del nostro mercato del lavoro, soprattutto in chiave prospettica.